E niente, ci siamo, è la fine dell'anno, è finito il 2022 e oggi, come ogni anno, è praticamente tradizione su questo canale, fare ogni anno un brevissimo resoconto su come è andata l'anno, vedere se i presupposti che mi sono dato per il 2022 li ho fatti e poi cercare di capire quali sono i presupposti invece per il 2023. Partiamo subito, il 2022 in realtà è stato un anno abbastanza strano, dopo la pandemia tutta questa cosa ha rallentato molto il mio percorso di crescita, ho continuato molto con la routine, però dopo la pandemia mi sono accorto che stare a casa da solo e concentrarmi sulle mie cose non era poi una cosa così strana come avrei pensato 3-4 anni fa, dove invece solo andare in giro era il mio unico obiettivo. Quindi ho concentrato molto le mie energie quest'anno sulla crescita personale, sull'analizzare me stesso, sulla crescita interiore, sullo yoga, la meditazione, migliorare i miei video, eccetera. E in più anche la questione profumi, dopo ho conosciuto gente nel mondo dei profumi, ho conosciuto gente all'Exans, ho iniziato ad andare alle prime fiere di profumi, queste sono un po' le due cose principali che sono cambiate, quindi ho iniziato un po' di più a lavorare con i social media in modo vero, scegliere quindi un po' una direzione. Allora, come diciamo piani, in realtà nel 2022 mi ero dato un po' in generale un piano di gennaio, febbraio, marzo, aprile, eccetera, però in breve praticamente era di trasferirmi e non ce l'ho fatta perché ci ho provato tantissimo, ma uno, trovare un appartamento è difficilissimo, due, è un periodo storico in cui gli appartamenti costano tantissimo, tre, non posso permettermelo perché non ho ancora, diciamo, un'entrata stabile abbastanza per fare quello che voglio fare, e quattro, in realtà, se vi devo dire la verità, mentre l'anno scorso era uno dei miei piani al 100% farlo, quest'anno mi sono accorto che invece avere una base qua non è poi così male, siccome abbiamo ristrutturato completamente la casa quest'anno dividendola in due per fare due case separate. In realtà qua sono nella mia camera, l'abbiamo rimessa a posto, abbiamo fatto tutto, non sto malissimo. È una base solida su cui dopo posso viaggiare, muovermi, trasferirmi, andare un mese qua, 2 mesi là, 3 mesi qui, quindi questo è un po' l'obiettivo. Invece che comprarmi casa o avere un appartamento fisso per tutta la vita o comunque per un periodo da qualche parte. Magari ce l'avrò quest'anno, però diciamo l'obiettivo è quello intanto di concentrarmi sulla mia carriera e se ho meno spese dal punto di vista di appartamento, eccetera, meglio ancora. Perché vedo tutta la gente attorno a me che si concentra sulla casa, quindi è difficile non farlo, una entrata stabile e tutto, però allo stesso tempo non è quello che voglio fare io nella vita e vedo che loro devono concentrare poi tutto quello che guadagnano su quello, quindi si precludono tante opportunità o comunque tanti soldi al mese per quella cosa lì e io posso permettermi di stare con i miei al momento e di stare in questa stanza e far tutto in autonomia in ogni caso, quindi se posso permettermelo e mi va bene così, ok, per ora vediamo che sia così. Le seconde cose era capisci cosa vuoi fare nella vita, lo sto ancora capendo, ma piano piano ci sto arrivando. Quest'anno è andata molto meglio confronto agli anni precedenti, molta meno confusione. Trovare modo per fare sempre più soldi e investire. Investire, ho iniziato a investire finalmente sia a lungo termine che a breve termine. A breve termine con tutta la storia delle cripto, però io le terrò anche a lungo termine, invece a lungo termine un piano di accumulazione di cui vi ho già parlato anche in altri video che terrò invece per tot anni in cui investo mese per mese. Diventare bravo in qualcosa per poi farne la mia strada. Siamo sempre lì, ho iniziato anche a fare qualche lavoretto nella moda, quest'anno ho iniziato a fare un po' di cose. Esce e fai network, più o meno anche quello, ci sto riuscendo anche con i profumi. Migliorare la routine, la crescita, insomma poi avevo come piano di dimagrire, iniziare di nuovo col canto, varie cose. Diciamo che ci sono un po' riuscito perché vi faccio vedere invece le cose del 2022 che mi hanno fatto crescere un po' di più. Tutte cose di yoga che mi hanno fatto crescere, Krav Maga, ho preso la cintura di Krav Maga, cintura arancione, ho fatto arancione e gialla contemporaneamente. Ho provato per la prima volta snowboard l'anno scorso, ho fatto il corso di Angamardane, Bhutashuddhi, c'è stato il Motorbike Expo a Verona. Nuove routine, nuove strategie, Bhairavi Sadhana, quindi tanto dedicato allo yoga, tanto dedicato a me stesso, Pancha Bhuta Kriya. C'è stato tutto il movimento Save Soil nel 2022 per il suolo con Sadhguru, sono stato a Verona e a Roma per quello, scusate, a Venezia. Mahashivratri, che farò anche quest'anno, già dal 2023, giornata intera proprio per lo yoga. Ho iniziato anche a collezionare candele quest'anno e la mia collezione di profumi è diventata immensa e continua ad aumentare sempre di più, siccome adesso i brand vogliono collaborare con me e mi continuano a inviare cose. Ho provato varie strategie di network con i miei amici. Ci ho provato strategie di business, scoppiata la guerra in Ucraina ed è finita la pandemia. Ho iniziato a frequentare un gruppo chiamato Dreamers di Verona in cui si incontrano ragazzi per startup e tutto.
fatto 25 anni quest'anno, pazzesco, ho anche un blog a riguardo. È stato il Gardacon, ho riscoperto la mia passione per Giorgio Vanni, che non vedo l'ora un giorno di conoscere. Ho comprato le mie Rudraksha, le candele. C'è stato un periodo in cui insegnavo anche inglese online e facevo qualche altro lavoretto per accumulare un po' di soldi. Ho scoperti altri sadhana. Mio padre ha avuto un problema, una malattia che poi è riuscito a risolvere. Adesso sta meglio, qualche problema alla schiena per i lavori che stiamo facendo, ma meglio, in casa insomma va bene. Ho fatto tutta l'estate praticamente a Gardaland, ho fatto l'abbonamento a Gardaland quest'anno, poi ho fatto altri lavoretti nella moda, ho iniziato a lavorare nella moda, qualche lavoretto nella recitazione, qualche casting qua e là. Ho iniziato a provare nuovi prodotti anche dal punto di vista di capelli e skincare, Moroccan Oil, Kerastase, Davines, adesso ho ordinato quello della skincare coreana, vediamo come va. Ho fatto bottega veneta dei fitting per 3-4 volte, mi hanno chiamato 2-3 volte. Poi altri Wonderfest, Mantova, sempre con Giorgio Vanni, il seminario di Krav Maga con l'esame. Ho fatto un'intervista per la Rai, per le generazioni nuove, perché c'era stata tutta quella cosa peschiera del Garda, dei Maranza che avevano distrutto tutto. Ho fatto un video virale, mi avevano chiamato in Rai per parlarne, su Rai 2, anni 20. Poi c'è stato tutti i problemi comunque in famiglia, qualcosa, un problema della tiroide attorno a me, che lì alcune cose che ho dovuto passare. Poi vabbè, sempre cose nella moda, ho fatto da giudice a un paio di Miss, Miss Colaterme e poi un altro, Miss Turismo, qualcosa del genere, piccole. Ho aperto un canale secondario in inglese per vedere come va, adesso ho dedicato ai profumi e poi vedremo come sarà in futuro. Poi c'è stato l'Exans, ho conosciuto gli altri influencer, ho comprato nuovi libri, ho fatto le vacanze, Rimini, Napoli dove mi hanno rubato i portafogli, tutta la costiera amalfitana, il Cilento. Ho aperto altri canali per provare, vero, ho provato OnlyFans senza mettere cose tipo sconce ma solo cose serie, vedere come va. Ho aperto il canale secondario per Ombrina Maya, poi c'è stato Vero che è la mia gatta nera, per vedere com'è. Poi c'è stato Vero, il nuovo social media, ho visitato Caserta, Pompei, poi c'è stato Ferragosto, sul lago. Ho letto anche vari libri tra cui Unscripted, Ribelli, ho finito Yu-Gi-Oh! E ho iniziato altre serie, Full Metal Alchemist Brotherhood mi è piaciuta tantissimo, ho guardato vari film, le mie prime collaborazioni con i profumi, ho iniziato a fare Mewing, fatto meglio, nuovi deodoranti eccetera. Ho iniziato a imparare a fare corsi su autostima, sugli scacchi, ho imparato a usare il bastone, esercizi di canto, ho imparato la chitarra quest'anno, poi c'è stato il Pitti e l'evento Welton, ho iniziato a fare collaborazioni di massaggi e anche face sculpting, ho fatto il 16 personalities test, sono uscito fuori INFJ, quindi l'advocate, il sostenitore, sono venuti a trovarmi i miei amici dal Cile, da Mr. Model International, poi altri lavori nella moda, eventi a Milano, sempre di profumi, eccetera, ho condiviso anche la stanza con Alex Perfume, perché non avevo dove andare, mi ha ospitato, molto carino, ho imparato un sacco di cose sul business, sui profumi, ho fatto anche errori che poi mi imparare, poi c'è stato Halloween, il Movieland, il Luca Comics, l'evento di Fragrance Dubois, il Gardacon, i mercatini, poi sono stato intervistato in radio, Radio Wow, e poi la mia challenge di 21 giorni di massimo potenziale che ho vloggato anche sul canale, ve la lascio in descrizione, dove ho fatto routine, è stata una challenge pazzesca, dove ho fatto per 21 giorni vlog e routine per il mio massimo potenziale, per tornare a fare qualcosa, perché avevo letto anche libri tipo Karma, Ribelli, Youth and Truth, Mettere in pratica il potere di adesso, eccetera, quindi in realtà poi ho ricevuto anche un sacco di nuovi profumi, anche adesso per Natale, sono successe anche adesso a dicembre un po' di cose, però insomma questo più o meno è stato il mio 2022, tanta crescita, tanta concentrazione su me stesso, adesso il Natale eccetera lo passerò con i parenti, sono riconcentrato a fare anche video, fatti bene anche su me stesso e tutto. E poi invece piani 2023, io ho segnato un po' di cose, ho messo mettermi in forma come prima, ho riniziato ad andare in palestra quest'anno e ho intenzione di tornare a rimettermi in sesto, ho cambiato la mia colazione dopo un sacco di tempo che avevo il problema di mangiare troppi biscotti e carboidrati, che era un po' una mia addiction, i biscotti, e la colazione quindi era un po' il problema per me perché non riuscivo a toglierli, era proprio la mattina mi alzavo, non vedevo l'ora della colazione, e adesso invece mi sono comprato dei pancake proteici, porridge proteico eccetera, quindi ho sostituito, ho messo cose addirittura proteiche, non solo meno calorie e carboidrati ma proteiche, quindi adesso inizierò a rivedere un sacco di cambiamenti, iniziare a guadagnare bene. Voglio iniziare a guadagnare finalmente quest'anno in modo più stabile. Trovare la mia strada, iniziare a seguire il mio sogno. Ultimamente mi stanno capitando un sacco di cose che tra il libro che ho iniziato adesso, Hero, il profumo che mi è arrivato da Gladiatore, di Nobile, Rudis, che c'è scritto che tutti quelli che lo seguono diventano un eroe. Tutte cose che continuano a rimandarmi a cercare il mio sogno e sto continuando ad avere questi hint dall'universo. E tra l'altro ho deciso di provare delle
delle sessioni di coaching, quindi ho messo nelle mie storie di Instagram, nelle highlights, un form per qualcuno se volesse provare a fare coaching con me all'inizio gratuitamente. E tra le cose, Giorgio Vanni, che l'avevo taggato nelle storie prima perché ho ricevuto un badge su Facebook, tipo sulla sua pagina, il signore delle sigle dei cartoni, mi ha proprio, ha fatto il form e alla fine ha scritto follow your dream. Quindi anche questo, sto continuando a ricevere questa cosa, quindi voglio iniziare a capire cosa, questa cosa qua nella vita un po' più in modo più chiaro e più stabile, spostarmi, vedere se riesco a iniziare a viaggiare, fare un po' più avventure, trasferirmi invece che stare sempre qua in camera, comunque perché va bene le routine ma sono un po' stufo, continuare a crescere, quindi continuare con le mie cose, tornare a fare canto e sport, voglio tornare a fare kickboxing o un'arte marziale quest'anno e tornare anche a fare canto non solo da casa ma proprio andare a fare un corso che non potevo permettermi, vorrò tornare a permettermelo, quindi sarà nelle priorità, e magari fare un video cantando con la chitarra, vedremo. Aprire un business, voglio provare ad aprire un'attività e vedere come va questo. Su questo vedremo come va. Migliorare i miei video, continuare a crescere sui social, fare quello che funziona, ok? Aprire canali social in inglese, che sto più o meno già facendo col canale Beauty, ma provare a capire, perché quest'anno mi sono anche dedicato molto sul capire che cosa voglio fare con i miei social e ho capito che va bene fare quello che funziona, magari scegliere una nicchia inizialmente, ma poi li voglio dedicare su di me, quindi sulla mia crescita, sull'aiutare gli altri. E ho capito che l'unico problema alla fine è un po' l'inglese e l'italiano, e quindi proverò a fare un staccato, un canale inglese e un canale italiano su tutti i social e vedere come va. Al momento mi sto concentrando su quello italiano e sul canale beauty inglese, che poi diventerà non solo beauty ma un po' come quello italiano. E poi varie cose su di me, tipo essere più forte, paragonarmi di meno, essere più sicuro, fiero di me, eccetera. Quindi ecco qua ragazzi, quindi niente da dire, ci sono tanti piani, tante cose che sono successe. Grazie mille per tutti quelli che mi hanno seguito e mi hanno sostenuto finora. Cercherò di riscoprire me stesso, cercherò di essere sempre più me stesso. Se avete qualsiasi consiglio, qualsiasi cosa, per favore scrivetemela nei commenti. Io cresco così grazie anche a voi, io aiuto voi, voi aiutate me, siamo qua in questo viaggio insieme per arrivare alla versione migliore di noi stessi, ci sosteniamo, io documento il mio percorso ma lo faccio anche per voi, per aiutare le persone che magari riescono anche solo a motivarsi un po' o a prendere una parte delle mie routine e farla loro e migliorarsi la giornata. Piccole cose che veramente mi ricevo ogni giorno, messaggi di ragazzi che veramente mi scrivono cose che mi fanno commuovere, quindi ce la faremo anche quest'anno. Se avete passato brutti momenti, ricordatevi che sono sempre opportunità per crescere e che il 2023 sarà uno dei nostri anni migliori. Quest'anno ho passato anche momenti veramente bui, ma ne sono uscito, ne sto uscendo, e sono cose che sicuramente ci rendono più forti. Quindi il 2023 mi auguro che sia per me che per tutti voi sia un anno pieno di pace, amore, gioia, libertà, forza e tanto successo. Grazie mille ragazzi di tutto, buon inizio anno, buon fine anno, buon Natale, buon tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.